Buonasera da Europa TG. L'Unione Europea aveva versato diversi milioni di euro alla Sicilia per prevenire fatti come quelli accaduti a Messina. Somme ingenti che spettava la Regione decidere come spendere, su cui la Commissione potrà vederci chiaro solo tra un anno. Sono oltre 270 milioni di euro i fondi versati dall'Unione Europea alla Sicilia negli ultimi 13 anni per la difesa del suolo. Circa 142 milioni sono stati stanziati nel periodo 2000-2006 per la protezione e il consolidamento dei versanti, i centri abitati e le infrastrutture, a cui vanno sommati altri 41 milioni per la tutela integrata delle aree costiere. Altri fondi per la prevenzione dei rischi naturali sono stati versati per il periodo 2007-2013. Insomma, i fondi ci sono stati e ci saranno. Resta soltanto da capire che uso ne sia stato fatto. Dopo il sì al Trattato di Lisbona dell'Irlanda, ci si interroga sul futuro presidente stabile dell'Unione Europea. Il favorito resta il britannico Tony Blair, anche se i conservatori britannici hanno ultimamente rilanciato la candidatura di Juncker per evitare di ritrovarsi l'ex rivale di sempre alla guida dell'Unione Europea. E proprio sul Totonomine è nata una protesta guidata dalla vicepresidente della Commissione europea Margrethe Wallström sul ruolo delle donne in Europa. Tra i nomi dei possibili candidati ai posti che più contano a Bruxelles, infatti, non c'è nemmeno una signora. Da qui la petizione della Wallström, firmata insieme alle commissarie e ad un nutrito gruppo di eurodeputate. Al via la sessione plenaria dell'Europarlamento a Bruxelles. L'attenzione è rivolta alle giornate di domani e dopodomani, quando sono previste le votazioni sulla Commissione speciale per la crisi economica e sulla proposta di risoluzione per il G20 di Pittsburgh. In Spagna, tra gli effetti della crisi economica, c'è stata un'impennata del risparmio familiare. Un nucleo medio arriva oggi a mettere da parte un quarto di quanto guadagna, mentre i consumi si sono ridotti dell'8,6%, una tendenza che non riguarda solo le famiglie, ma anche le imprese. Un consiglio straordinario dei ministri della sanità sull'influenza A si terrà la prossima settimana a Lussemburgo. E intanto, per combattere i rischi di contagio, le istituzioni europee si sono dotate di distributori di liquido detergente nei vari palazzi di Bruxelles, mentre nelle toilette sono comparsi poster che indicano come lavarsi le mani correttamente per allontanare i virus. Gli approfondimenti su europanews.eu.